Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta zebrata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, una seconda dose di farina 00, cacao in polvere amaro, lievito per dolci, vanillina, olio di semi, uova, acqua e zucchero semolato. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Andiamo ad aggiungere nel boccale lo zucchero. Le uova. L'acqua, l'olio, e la vanillina. E andiamo ad amalgamare il tutto per un minuto a velocità 5. Andiamo ad aggiungere la farina. Il lievito per dolci. E amalgamiamo ancora per un altro minuto, sempre a velocità 5. Adesso prendiamo il nostro impasto e dividiamolo in due parti uguali in due contenitori differenti. Andiamo a rimettere all'interno del boccale metà dose, all'incirca 400 grammi, e andiamo ad aggiungere la seconda dose di farina. E andiamo ad amalgamare questo impasto per 20 secondi a velocità 5. Riuniamo un po' sul fondo con la spatola e andiamo ad amalgamare per altri 10 secondi. Il nostro primo impasto è pronto, andiamo a metterlo da parte. Senza lavare il boccale, andiamo a riposizionarlo, versiamo il cacao, andiamo a prendere l'altro impasto, andiamo a metterlo all'interno del boccale, e lo andiamo ad amalgamare per un minuto a velocità 5. Il nostro secondo impasto è pronto, andiamo a metterlo da parte in un'altra ciotola. Nel frattempo abbiamo unto una teglia con lo staccante per teglie Bimby. Riprendiamo i due impasti e con un cucchiaio andiamo a mettere al centro dello stampo 3 cucchiai di impasto bianco.
e 3 cucchiai di impasto nero. E continuiamo così sino alla fine del nostro impasto. Adesso con uno spiedino andiamo a creare il nostro disegno. Adesso andremo a metterli in forno statico preriscaldato a 160 gradi per 35-40 minuti. La nostra torta zebrata è pronta, andiamo a impiattare. Torta zebrata, grazie e alla prossima ricetta!